Cecilia Carmassi si occupa di politica di welfare nell'ambito del PD a livello nazionale. Quale salto di qualità serve a livello culturale per guardare in modo diverso le tematiche della famiglia oggi in Italia? Ma intanto serve pensare che quando ragioniamo di welfare ragioniamo di un modello sociale, di un modello di sviluppo. Noi purtroppo, io dico sempre, c'è un'accezione un po' troppo maschile per cui il modello di sviluppo sembra essere fatto soltanto di infrastrutture fisiche, di fabbriche, magari di lampioni anche, di segnaletica stradale, non è mai fatta del sistema dei servizi. Invece noi abbiamo bisogno di rafforzare e investire nelle infrastrutture anche sociali, perché queste creano un di più di equità, di giustizia anche sociale, di redistribuzione e mettono in condizioni le persone di svolgere la loro vita al meglio e di essere utili anche alla società. Sono inoltre un fattore anche di occupazione importante, io lo vorrei ricordare perché in questo ambito, in particolare per le donne, non solo per le donne, ma in particolare per le donne è un ambito importantissimo di occupazione e consentono anche ad altre donne di conciliare la vita e il lavoro. Noi dobbiamo fare un salto di qualità e dire che il carico di cura nelle famiglie non sia solo delle donne, ma intanto mettiamo in condizione le donne di non avere totalmente a carico loro il carico di cura dei familiari. Ma qualcuno però dice oggi la priorità è il lavoro, quindi non possiamo permetterci il lusso pensare anche a questo diverso modello sociale perché la prima cosa è che manca il lavoro. Sì, ecco, qui c'è una cosa un po' strana, per cui quando si dice il lavoro si dice che il lavoro è tanto di quel lavoro in cui c'è anche spesa pubblica, quando invece la spesa pubblica nel capitolo sulle politiche sociali non è più il lavoro. E io credo che bisogna intanto ricominciare a fare chiarezza. Non ho capito, sorge diciamo così il dubbio che quando si pensa al lavoro si pensa in realtà al lavoro degli uomini, cioè resta un po' questa idea che il lavoro delle donne è un lavoro aggiuntivo al reddito familiare e che quindi se ne può parlare in un secondo momento. Io credo che invece oggi dobbiamo ricordare quello che ci dice l'Europa, siccome guardiamo l'Europa per tante cose, guardiamola anche per questo. L'Italia ha l'obiettivo, come gli altri paesi europei, di arrivare al 60% dell'occupazione femminile, perché solo quel raggiungimento di questo obiettivo da solo ci darebbe un 7% di punti percentuali aggiuntivi al PIL, il che vuol dire che è un investimento molto remunerativo per l'Italia. Allora, creare occupazione femminile, crearla a partire dalla rete dei servizi sociali è una cosa che fa bene alle nostre famiglie, ma fa bene anche al paese complessivamente. Da dove si comincia? Ma io credo da due priorità, da un lato le strutture per l'infanzia a partire dagli asili nido, perché noi abbiamo un dato impressionante per cui in Italia si fanno pochi figli e vuol dire che come dire, abbiamo smesso di scommettere sul futuro e questo è derivato dal fatto che le famiglie sono sempre più in difficoltà a pensare di avere dei bambini senza sapere, senza poter contare su una rete dei servizi. Dall'altro lato dobbiamo porci un problema che è l'altra come si dice, bomba demografica, che è la non autosufficienza degli anziani, perché in Italia abbiamo, come in altri paesi, sconfitto tante malattie, allungato l'età della vita, però si invecchia, non sempre si invecchia in salute e questo non può essere un problema scaricato sulle famiglie. Non si risolve solo con le badanti. In Italia si calcola che ci siano 700.000 badanti. Sappiamo tutti che è un numero che dice che è una cosa per pochi, per chi se lo può permettere. E tutti gli altri?